del centro stesso. E quindi in poche ore si è deciso di smantellare ciò che di buono si era fatto, nonostante le mille difficoltà che ci possono essere in un centro di richiedenti asilo. Siamo ben consapevoli ovviamente che i centri debbono essere superati con sistemi di accoglienza diffusa, e per questo già ci eravamo mossi in tal senso, avevamo fatto già richiesta presso la prefettura per aprire uno SPRAR. Tutto questo non ci è stato concesso, in poche ore quindi diciamo che Castelnuovo perde una parte della sua comunità, perché questi ragazzi, al di là che oggi vediamo questa struttura che è un centro di richiedenti asilo, però facevano parte di questa comunità e lo fanno parte tuttora. Avete visto Sissè, che è il nostro bomber da Castelnovese Calcio, Muna, che è una ragazza con protezione umanitaria che oggi sta a casa mia, continuerà a stare a casa mia perché non faremo adesso l'avviso per chiedere la cittadinanza di ospitarla, però faceva parte di questa comunità, ha fatto tantissime attività di volontariato, stava all'interno del percorso di Castelnuovo Fotografia, quindi sono ragazzi che comunque sia erano parte di questa comunità, non dimenticando la protezione civile che perde tanti ragazzi che hanno dato la loro disponibilità e hanno fatto un corso e quindi intervenivano anche in situazioni di criticità per il territorio. E poi perde la scuola, perché perdiamo i ragazzi da un giorno all'altro, quelli più piccolini che fanno sia le elementari che le medie. Perdono loro la possibilità di continuare gli studi, quindi ragazzi che studiavano e che purtroppo non possono più andare ai licei. Tanti di loro hanno un lavoro e quindi purtroppo non potranno più andare a lavorare già da domani, già da oggi è successo, e vengono ricollocati in altre regioni italiane dove non potranno più continuare quel lavoro che ha un contratto regolare al tempo determinato. Uno dei motivi fatti avanti è il costo di questa struttura, che risponde? Rispondo che è strano che sia proprio il costo, perché portiamo questi ragazzi in strutture CAS, dove sono strutture che sono private, e qui INAIL, che è una struttura pubblica, decidiamo di chiuderla. Credo che sia l'economicità che deve perseguire la pubblica amministrazione non sia ben compresa, no? Io in primis darei priorità agli immobili pubblici e poi a quelli privati. Le voci che abbiamo raccolto, tanti hanno detto che è stato distrutto un sistema che in realtà qui funzionava. Sì, un sistema che funzionava, in cui hanno investito sia risorse, tempo, ma soprattutto non chiedevamo nulla allo Stato, perché avevamo creato un team che era in grado, già avevamo proposto progetti europei, progetti diretti alla Commissione Europea, in partenariato addirittura uno abbiamo fatto con Atene Cipro, avevamo riusciti con la scuola a prendere un FAMI, quindi tutti contributi per cui non erano onere dello Stato, ma bensì erano europei. I rapporti con la popolazione come erano? I rapporti con la popolazione, che gran parte della popolazione ormai accettava i richiedenti asilo, perché era passato un altro messaggio, un messaggio che loro erano parte di questa comunità. E negli anni passati c'erano stati dei problemi, prima con Mafia Capitale, ma dal 2017 noi, tramite questo protocollo d'intesa con la prefettura, che loro hanno visto che iniziare questi ragazzi questo percorso di integrazione, perché era un grazie, no, che davano ai cittadini che li stavano ospitando, questi grossi problemi non c'erano. Non nego che ci sono stati qualche episodio ovviamente di droghe, dobbiamo ben capire che già questa zona portava con sé questi problemi precedentemente, e peraltro i carabinieri hanno fatto uno sforzo immenso e stavano facendo uno sforzo immenso, hanno messo tutto il paese sotto controllo con le videotelecamere, quindi non avevamo mai dimenticato l'aspetto della sicurezza. E è tutto strano, no? Dove c'è garantita sicurezza, garantita l'accoglienza e garantita anche in parte l'integrazione del centro di Qual è il prossimo passo? Il prossimo passo è che ci stiamo innanzitutto occupando di coloro che purtroppo hanno la protezione umanitaria, quindi che è riconosciuta questa protezione, sono titolari di permesso di soggiorno umanitario, ma che sono stati sbattuti fuori dal centro richiedenti asilo senza una seconda accoglienza, quindi messi proprio su strada. Di questi, una in particolare, una ragazza che è venuta, una ragazza somala di 25 anni, che abbiamo ospitato qui nella nostra comunità. Io in primis ieri sera ho dato disponibilità a lei di venire a casa, e lì presenteremo un ricorso, lo stanno delineando gli avvocati in questo momento, sia al Tribunale al Tar Lazio, sia
alla, in Europa alla, direttamente a Strasburgo, in maniera tale da chiedere che a Muna gli siano riconosciuti ovviamente il diritto alla, alla seconda accoglienza, perché Muna è una ragazza che era, diciamo, pienamente integrata, andava a scuola qui alla vicina scuola di Controtondo, frequentava il liceo e la sua ambizione era ovviamente trovare anche un lavoro qui dopo aver, diciamo, finito gli studi. Sindaco, con una sola parola, come una piccola definizione, credo che sia quasi un atto per dire no, diciamo, all'integrazione e all'inclusione, perché se l'ha fatto veramente tanto. Noi siamo dispiaciuti perché è come se vanno via, insomma, persone, i nostri amici, quindi è per questo che ci dispiace. E non è che abbiamo, non sono mai disobbediente io in questi miei, diciamo, primi mesi. Ho chiesto anche al ministro Salvini di darci indicazioni di quali sarebbero stati ovviamente gli effetti del decreto sicurezza, dicendo fin da subito che sarei stato obbediente, che lo sono stato tutt'oggi, però volevamo insieme che, un tavolo anche di concertazione con il Ministero per capire sia gli effetti ma sia il superamento del CARA, al quale tutti eravamo d'accordo. Invece c'è stato un diktat, un vero e proprio saccheggio qui, quindi con poche ore hanno deciso che un comune che ha fatto fronte per 10 anni è un'emergenza umanitaria, è un'emergenza anche internazionale, abbiamo qui ospitato 8.000 persone senza mai creare problemi, non ricordo grossi problemi, se non nel 2014 che ci fu una manifestazione dei ragazzi, ma parliamo di Mafia Capitale, quindi parliamo di un passato che a noi non ci appartiene, ma soprattutto che abbiamo talmente cancellato che ormai nell'immaginario delle persone questo era un centro virtuoso. Grazie mille.